Nell'imprevedibile montagna russa della vita, anche gli individui più celebrati e famosi non sono immuni dalle svolte del destino. Da problemi finanziari a lotte personali, nel video di oggi esamineremo persone famose. I do not know. This is affecting me in my house. It's affecting me. I don't know. It's probably affecting these women. Che sono passate da eroi a zero. Cominciamo. Numero 1. Teresa Giudice. Teresa Giudice è meglio conosciuta come membro del cast della serie televisiva The Real Housewives of New Jersey. Il suo coinvolgimento nello spettacolo, che è andato in onda nel 2009, le ha procurato fama e fortuna. Si dice che l'attrice abbia guadagnato oltre 11 milioni di dollari dalla serie. Avendo guadagnato molto dal suo ruolo nella serie TV, dal lavoro come modella alla vendita dei suoi libri, si potrebbe pensare che Teresa fosse sistemata per la vita. Ma non è affatto così. Nel 2009 lei e suo marito dichiararono bancarotta, citando debiti di oltre 11 milioni di dollari. Ciò ha portato a problemi legali e sia Teresa che suo marito Joe hanno affrontato accuse di frode bancaria e postale. Nel 2014 Teresa ha scontato 11 mesi di prigione federale, mentre Joe ha scontato oltre 41 mesi prima di essere deportato in Italia. Le procedure legali e le sfide finanziarie hanno avuto un impatto significativo sulla famiglia Giudice. Teresa, durante e dopo la sua incarcerazione, si è concentrata sulla ricostruzione della sua vita e sulla sicurezza finanziaria della sua famiglia. Ora ha un patrimonio netto di 500.000 dollari e sta lavorando per ricostruire la sua carriera di attrice e scrittrice. Numero 2. Brett Butler. Una delle cose che porta una persona famosa in ginocchio è l'abuso di sostanze. Questo è critico perché molti personaggi famosi si sono persi a causa dell'abuso di sostanze. Sfortunatamente Brett Butler è una di queste celebrità. La carriera di Butler ha inizialmente preso slancio con il suo stand-up comedy, portando al suo successivo passaggio alla televisione. Anche se Brett aveva una carriera di successo, ha subito una battuta d'arresto durante la fine degli anni 90. Le sue finanze sono diminuite notevolmente a causa delle lotte con l'abuso di sostanze. Una vita stravagante e altri problemi personali. La sua carriera è stata influenzata da queste difficoltà, che hanno portato alla cancellazione di Grace Under Fire e a un breve periodo di anonimato. Il suo problema di abuso di droghe era così critico che stava per impazzire. Ha perso la sua carriera, il suo status, i suoi soldi e in gran parte se stessa. Ma Brett è attualmente sulla strada per una completa ripresa. E speriamo sinceramente che la talentuosa attrice si riprenda e rilanci la sua carriera. Numero 3. Sean Weiss. Sean Weiss è uno dei migliori attori di Hollywood, riconosciuto per il suo ruolo come Greg Goldberg nella serie di film Mighty Ducks. Anche se l'attore comico ha avuto successo a Hollywood, la sua situazione finanziaria sembra dire il contrario. Come Brett, Sean ha perso la sua fortuna a causa di una vita stravagante, evasione fiscale e, soprattutto, dipendenza da sostanze. Sean incarna il classico esempio di una persona che cade in disgrazia. È passato dal guadagnare milioni di dollari recitando a un patrimonio netto di 500 dollari. Si dice che stia lavorando per riprendersi e sono stati fatti sforzi per sostenerlo, specialmente attraverso il processo di riabilitazione. Numero 4. Emi Locane. La carriera di Emi Locane ha iniziato a prendere una piega negativa nel 2010 e il suo coinvolgimento in un grave incidente stradale nel New Jersey. Era ubriaca e non era in condizioni di guidare. L'incidente ha causato la morte di una donna di 60 anni, moglie e madre di due figli. Emi è stata citata in giudizio e accusata di omicidio stradale e lesioni colpose con un veicolo. Locane è stata condannata a 3 anni su 15 massimi di pena detentiva. Uscita di prigione, Emi Locane si è adattata alla sua nuova vita come commessa in un negozio al dettaglio, perdendo tutto nella causa. Numero 5. Joe Exotic. Joe Exotic ha guadagnato notorietà per il suo coinvolgimento nel commercio di animali esotici e il suo ruolo nella serie documentario di Netflix Tiger King, Murder, Mayhem and Madness. Il documentario Tiger King esplora la sua vita, le relazioni e i conflitti con altre persone nella comunità degli animali esotici, in particolare Carol Baskin. Joe non solo era un uomo audace, che trafficava con la maggior parte delle creature più pericolose della natura, ma era anche profondamente coinvolto in attività discutibili.
Nel 2019 è stato condannato per molteplici accuse, tra cui il tentato assassinio di Carol Baskin e violazioni dell'Endangered Species Act. È stato condannato a 22 anni di prigione federale. Dopo aver scontato la sua pena, Joe è passato da un patrimonio netto di oltre 10 milioni a $1 milione. I suoi problemi finanziari erano intrecciati ai suoi problemi legali, comprese le accuse di cattivo uso dei fondi dello zoo e la partecipazione a attività fraudolente. Nonostante le accuse abbiano consumato ciò che resta della carriera di Joe, è ancora determinato a creare più magia possibile con il maggior numero possibile di animali esotici. Numero 6. Lil' Kim. Lil' Kim è una delle prime rapper donne a guadagnare riconoscimento internazionale per le sue abilità nel gioco di parole. Finanziariamente, Lil' Kim ha affrontato sfide, compresi i problemi legali. Nel 2005 è stata condannata per spergiuro e cospirazioni legati a una sparatoria fuori da una stazione radio di Manhattan. Lil' Kim ha scontato una pena detentiva dal 2005 al 2006. Ha dichiarato bancarotta nel 2018, rivelando $2,5 milioni di attività e $4,800,000 di passività. Perdite di proprietà, questioni legali e altri problemi personali hanno contribuito enormemente alla diminuzione del suo patrimonio netto, attualmente fissato a $18 milioni. Nonostante queste sfide, Lil' Kim continua ad essere attiva nell'industria musicale. Numero 7. Toni Braxton. Toni Braxton è una straordinaria cantante, cantautrice e attrice. Tuttavia, Toni ha affrontato una serie di contraccolpi finanziari durante la sua carriera. Ha persino dovuto dichiarare bancarotta due volte, prima nel 1998 e poi nuovamente nel 2010. Le dichiarazioni di bancarotta sono state attribuite a vari fattori, tra cui dispute contrattuali, problemi di gestione e preoccupazioni per la salute. Le lotte di salute di Braxton, compresa la sua battaglia contro il lupus, hanno anche contribuito alle sue difficoltà finanziarie. Nonostante tutto, Toni Braxton mantiene ancora un solido patrimonio netto di $12 milioni e continua a lavorare nell'industria dell'intrattenimento, pubblicando album e partecipando a vari progetti. Numero 8. Charlie Sheen. Charlie Sheen è l'attore più controverso di Hollywood di tutti i tempi. Ha ottenuto notorietà per i suoi pubblicizzati problemi personali, che includevano questioni legate all'abuso di sostanze e problemi legali. Nel 2011, l'altamente pubblicizzato e controverso addio di Charlie Sheen a 2 uomini e mezzo è stato accompagnato da comportamenti erratici e dalla creazione di frasi come vincere e sangue di tigre nei media. Dal punto di vista finanziario, Sheen ha affrontato sfide durante questo periodo. I rapporti suggerivano che il suo stile di vita di alto profilo, unito alle conseguenze del suo allontanamento dallo spettacolo televisivo, ha portato a tensioni finanziarie. Nel 2016, Sheen ha dichiarato pubblicamente di essere sieropositivo, contribuendo ulteriormente all'attenzione mediatica sulla sua vita personale. Numero 9. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg è uno dei nomi più importanti di Hollywood. Potrebbe sembrare che abbia avuto una carriera impeccabile, ma non è sempre stato così. L'attore ha un passato controverso legato a incidenti avvenuti nella sua giovinezza. Nel 1988, quando aveva 16 anni, Wahlberg fu coinvolto in incidenti separati in cui attaccò 2 uomini vietnamiti. In un caso attaccò un uomo usando epiteti razzisti. Di conseguenza Wahlberg affrontò conseguenze legali, tra cui l'accusa di tentato omicidio, anche se le accuse furono in seguito ridotte. Wahlberg ha espresso pubblicamente il rimorso per le sue azioni durante la sua giovinezza e ha riconosciuto il danno causato dal suo comportamento. Nel 2014 ha chiesto il perdono per tutte le sue condanne, affermando di aver trasformato la sua vita e di voler essere un'influenza positiva. Tuttavia, la richiesta di perdono ha suscitato reazioni contrastanti. Numero 10. Shannon Richardson. Shannon Richardson è un'attrice americana conosciuta per i suoi ruoli in vari programmi televisivi e film. Oltre alla sua carriera di attrice, Shannon Richardson è stata coinvolta in un caso criminale che ha attirato l'attenzione pubblica. Nel 2013 è stata arrestata e accusata di aver inviato lettere contenenti ricina al presidente dell'epoca, Barack Obama, e al sindaco di New York, Michael Bloomberg. Richardson inizialmente accusò il marito separato di essere responsabile delle lettere, ma successivamente ammise di averle inviate lei stessa. Nel 2014 Richardson si dichiarò colpevole delle accuse legate alle lettere e fu successivamente condannata a 18 anni di prigione federale. Numero 11. Dennis Rodman. Dennis Rodman ha giocato per diverse squadre NBA, tra cui i Chicago Bulls, i Detroit Pistons e i Los Angeles Lakers.
e ha vinto più campionati NBA durante la sua carriera. Al di fuori del basket, Dennis Rodman è stato una figura colorata e controversa. Le sue attività al di fuori del campo e la sua vita personale hanno attirato molta attenzione mediatica. Rodman è stato coinvolto in vari progetti, tra cui apparizioni televisive, nei reality, wrestling professionistico e sforzi diplomatici. Nonostante tutti i suoi progetti, ci si potrebbe aspettare che valesse più dei suoi circa $1 milione stimati. Anche se ha guadagnato oltre $12 milioni quando giocava a basket, i suoi soldi sono stati gestiti in modo grossolano. Dennis è caduto vittima di una truffa orchestrata da Peggy Ann Fulford e si è spacciata per consulente finanziario. Nonostante il loro rapporto stretto, Fulford ha gestito male le finanze di Rodman, contribuendo alle sue difficoltà. Nel 2012 doveva quasi $90.000 di mantenimento per figli e coniuge. La situazione ha messo in luce le complessità che gli atleti possono affrontare nella gestione della ricchezza. Cosa ne pensate di queste celebrità e di come hanno perso la loro ricchezza? Fatecelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video, mettete un pollice in su. Se volete vedere altri video che abbiamo realizzato, cliccatene uno sullo schermo, oppure date un'occhiata al canale. Grazie per aver guardato e ci vediamo alla prossima!